posso ripartire. Oggi salgo sul Rifugio Sapienza, sull'Etna. Stamattina un bel sesto senso, ho controllato l'olio, il livello, sembrava un po' basso. Accendo la moto, spia rossa. Finalmente in cima, sono qui al Rifugio Sapienza sull'Etna, 2000 metri. Sono sul vulcano attivo più alto d'Europa. Qui ci sono diverse escursioni che si possono fare per i crateri, c'è un sacco di gente. E questa è lava vulcanica. Quando si forma per le strade la polverina, per le eruzioni, è veramente pericoloso per noi motociclisti in quanto posteriore perde un po' di aderenza. A differenza di Etna Sud, ci sono un sacco di locali, bar, negozi per souvenir e organizzano anche tragitti con le jeep, i fuoristrada. Questa è una meridiana, qui segna il nord, lì ci sono i numeri, quindi sono le 10 meno un quarto, sono le 10.50, quindi 9.50 in realtà col fuso orario ci sta 10.50. Differenza oraria tra l'ora vera locale a cantoniera e tre altri siti del mondo, giusto? Anche questo. 10. Allora, la funivia per arrivare su costa 30 euro andata e ritorno. Ragazzi, una seggiovia tutta per me, perché gli altri erano tutti in gruppo e questi sono i vantaggi di viaggiare da solo. Allora, questa seggiovia mi porterà su e a un dislivello di circa 550 metri. Non arriva fino in cima perché poi si continua in 4x4, ma non ho il tempo di fare anche 4x4. Mi godrò questa salita che vi faccio vedere di qua. Non promette bene, tutti questi rumorini. Bello, bello, bello. Questa è tutta lava vulcanica. Wow. Chi è che mi chiama? Sì. Che è lo stesso vento che c'era a Capo Nord. Di qua c'è il sentiero che arriva a piedi. Che voglia ha la gente di salire a piedi. Fatica incredibile. Dopo aver preso la funivia mi trovo a 2142 metri sul livello del mare, temperatura piacevolissima, è l'unica accettabile in Sicilia perché fa caldissimo. Ecco l'enorme fumo che esce dal cratere dell'Etna, fa veramente tanto fumo, non immaginavo. Souvenir dell'Etna, qualche sassolino di lava. Spero che non mi arrestino per aver preso due sassolini. Questo lo fate voi? Sì. Fuoco dell'Etna. Molto forte? 70 gradi. Ah. Allora va assaggiato. Va bene, dai. Ok. Il colore dell'Aperol Spritz, però. Se volete assaggiare altro. Sì, buono. Molto buono, molto forte. Grazie. Di nulla. Ciao. Ecco la mia moto parcheggiata qui all'ombra. Come al solito lascio sempre casco, valigie, borse, guanti in vista. Qua in Sicilia non tocca niente, nessuno. Ho più problemi a Milano. In Sicilia è sicuro ovunque.
che me l'ha detto 25 volte, sono qua. Ce l'abbiamo fatta. Andiamo a mangiare la granita. Sì. Qua vince l'asfalto più liscio in Italia, c'è a Rosolini. L'asfalto più liscio. Mica, hai visto come liscio? Mica, ogni scannata mi si gira la moto, che bello. Questa è la coda per entrare a Siracusa dai Lidi. 4 km di coda. Avete presente quando mi bullo di prenotare le soluzioni last minute? A Siracusa non funziona. A Siracusa costano tutti sopra i 200 euro, ok? Io l'ho prenotata oggi e l'unica soluzione che ho trovato è una stanza da 177 euro, quella che costava meno. 177 euro, ho constatato adesso che non c'è neanche la colazione. Comunque, camera di gran pregio, che non me ne farò assolutamente nulla se non dormirci. Divano, letto che potrei mettere su Airbnb. Bagno, però il pezzo forte è questo. Che tu apri qua, tac, e sei fronte mare sull'isola dell'Ortigia, mi sembra che si chiami. Ortigia, isola dell'Ortigia, che è questo capezzolino davanti a Siracusa. Li varrà questi 177 euro? Ah, forse sì. Non hanno il parcheggio per le moto, la lascerò in strada. Non hanno la colazione. Praticamente pago solo per dormire e per questa vista. Comunque sembrerebbe molto gettonata Siracusa, non pensavo. Se pensate che ieri fronte Etna ho dormito con 50 euro, fronte mare 170, cioè tre volte tanto, più di tre volte tanto, solo perché c'è il mare. Pensate quanto siamo fortunati ad avere tante coste in Italia. Questa è una città che probabilmente non ha visto la crisi del Covid. Sono un sacco di auto in giro, locali pieni, hotel pieni. Stavo prenotando un hotel a 100 euro e mi è stato rubato sotto gli occhi. Poi su Booking sempre ne ho trovato uno da 122 euro, anche quello andato subito, e allora ho preso questo perché poi lo step successivo saliva a 400 euro subito, 600, 1200, prezzi da capogiro. In serio, in questi hotel dei ricchi non si può stendere la roba che ho lavato. Come faccio a stendere? La devo mettere qua, cade giù. Come faccio? Boh, non ci sono delle mollette. Niente, non stenderò 177 euro senza colazione e senza poter stendere la roba. Vabbè. Ditemi che non sono un genio. La lettina incastrata qua, maglietta, calzini, mutande, maglietta, calzini. Spero che domani non sia tutto sul tettuccio di quella macchina grigia. Può iniziare la mia serata a Siracusa e adesso andrò a trovare anche le mie amiche di Milano che sono qua. Ciao. Non abbracciarmi troppo. È stato bellissimo, che c'è? Guarda, no, te. Questo è il posto, minchia, sì, che bello. Che caldo. In Sicilia si suda. Mai più in Sicilia d'estate. E vuoi venire d'inverno? Sì. Cosa significa salvaggio? Selvaggio, vai. Ah. Allora, dov'è che siamo? Dai, raccontaci questo posto. Io questo posto lo conosco perché me l'ha consigliato la mia amica. Appunto, capito, è una pescheria. Cioè, dal produttore al consumatore. E il consumatore siamo noi. Sì. Molto bene. Crudité, praticamente. Si dice crudité. Senti, mi sei mancato. Cioè, crudité. Mi lasciate in aeroporto a Milano, all'Inazi. È vero. Io ti ho accompagnato, io ti vengo a riprendere. Te la sento al video le teste. No, è l'effetto vento. Allora, top, non me li finire. Troppo buono. Oh, quanta bella roba.
Attenzione! Sento succhiare. Oggi voglio andare a mare. Dove stiamo andando, Edì? A mare. Wow. È già caldissimo. Questa è la mia roba, già tutta asciutta. Il trucchetto ha funzionato. La maglietta è ancora qui. I calzini sono qui. Perfetto. Ah, qua c'è un po' di disastro. Tra 5 minuti sapremo se abdicherò questa visita al Teatro Massimo. Elisa, che dici? Merita. Rosella, che dici? Merita. Sì. Katia, che dici? Non mi stri. Stiamo per entrare nel parco archeologico Neapolis, dove si trova un teatro greco, un teatro romano, un orecchio di metallo con una S con gli spiriti dentro. C'era parecchia coda, quindi abbiamo fatto un biglietto online a 10 euro per le ore 10:45, quindi consigliamo di fare il biglietto online. Questo pezzo di Stay Tuned lo taglierò. E qua ci aspetta un'altra coda interminabile, mi sa che abdicherò. Ma hai pagato. Dovrò mettere una musica di sottofondo per coprire la voce di Katia. Katia, che detto? Così, dopo il ci scacciamo una bella foto con la GoPro. Devo fare solo video. Dai, Elisa, raccontaci dove stiamo andando. Facci una bella foto. Spiegagli la storia delle orecchie. Ah, potevo passare qua la tenda. Però sto iniziando. Dionisio era il tiranno di Siracusa. Che cosa ha creato? Dove teneva imprigionati dei prigionieri. Sì. All'interno di questa praticamente grotta. Il video non può durare troppo. Vabbè, quindi. In sostanza lui all'interno si è creato una sorta di cavità, cioè cavità interna, tra questo cui osservava e udiva ciò che i prigionieri dicevano. Perché questa grotta ha questa capacità. Sì, sì, è come quando metti le conchiglie alle orecchie che senti il mare. Sì, è la stessa cosa. No? Non c'è l'altra cosa. Ma è questo l'orecchio? Sì, ma ora si entra, prende c'è rimane. Ma è gigante. Ciao! Andone! Si diverte così. Organizzano le tragedie greche. Le ci si siede sulle sui gradoni. Esatto. Sono senza benzina, un vero problema, perché per 30 km non ho beccato nessun benzinaio e sono in riserva da 43 km. Non sono mai arrivato a 43 km, ma a 40, perché sapevo che la riserva fossero 2 litri. Primo benzinaio, io sono qua, i benzinai sono qua e poi non ce n'è più, sono qua. Quindi il primo è questa Lukoil e mi dà 4,3 km. Speriamo in bene. Arancino dov'è? Già nel mio stomaco. Attenzione. Comunque alla fine la benzina non è terminata e sono riuscito ad arrivare qua a Rosolini. No, dov'è che siamo? Morzamami. Morzamami. Non hai proprio l'ansia. No, io poi mi devo stampare una mappa della Sicilia e devo ripassarmi tutti i posti che ho visitato. Ma intanto li metterò nel video in sovrimpressione. Quindi verremo nel video anche noi. Sì. Okay.
Questa è la piazza di Marzamemi. E la ragazza in rosso è Katia. Ciao! Che vi saluta. Ci sono, capo sud. 911 chilometri da Milano. Insomma, mi aspettavo qualcosa di più. Più avanti si deve proseguire a piedi. Comunque questo capo sud, punto più a sud d'Italia e della Sicilia. In linea d'aria come meridiano, qua siamo più a sud di Tunisi. Chissà il filtro dell'aria come sarà messo con tutti questi sterrati. La nuvola della vacanza. Non iscritti l'80%, ma poi età e sesso, donne zero, solo uomini. Allora iscrivetevi al canale perché è importante per me per sapere a quante persone veramente piacciono i miei video e vogliono vedere i miei video. Fatelo per me, per cortesia, e seguitemi anche voi donne.